gli altri, era il migliore. Categoria molto più alta. E poi c'è era un passo in avanti rispetto agli altri. Grazie. Eri molto più completo. Andiamo, tira forte, sì, mi tieni. Via, fermati qua, fermo. Aia lui! Bravo, dietro, adesso apri. Sì, fammi vedere che sei qua, andiamo! Oh, che servizio! Tirami troppo! I genitori hanno il potere di benedire i figli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, aggiornamenti. Sto preparando il mio secondo pasto da consumare direttamente lì. E, ho avuto un po' di crampetti e ce li ho tuttora. Sono andato in bagno due volte abbondantemente. Che da un certo punto di vista è positivo perché mi libera a livello intestinale, e però ecco, sto un po' fastidioso, sarà l'agitazione, porca miseria, pasticciona, mi sa che veramente... È l'ansia. L'ansia. L'ansia da prestazione. Sì. E non so, ho aggiunto forse un po' troppo di olio di cocco. È ansia da prestazione. Io penso più ansia da prestazione, però gara precedente non era successo. E quindi adesso andiamo molto cauti, sostituito olio di cocco con l'olio extravergine, e l'ansia si fa sentire, ma manca poco e non vedo l'ora di salire sul palco e mettermi a posare. Dai, forza! I genitori hanno il potere di benedire i figli, benedire. Non maledire, maledetta a te. No, quella è una brutta parola. Brutta parola. Quindi questo è il momento benedizione. Questo è il momento benedizione. Figlio mio, io ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che tu possa passare un momento di serenità, sereno, tranquillo, goditela, vivitela. E quello che viene, viene. Però l'importante è viversi i momenti più belli della nostra vita, dai, è un bel momento questo. Complimenti. Grazie. Ti voglio bene. Un po' di pianto ci sta. E poi se ci mettiamo pure lo spirito alcol è sempre tutto più buono. E se ci mettiamo un po' di crampi, un po' di cacarella, diciamo che il quadro è completo. Ok. Tu che c'hai? Mica te la devi vivere, cioè voglio dire. Va. Ti benedico e basta. Nel futuro, per il tuo futuro. Vale sempre. Figlia mia, io ho il potere come genitore di benedirti. Tu sei la mia quarta figlia, lo dico e lo dico, non piangere, perché non, e c'è da ridere, da sorridere, da essere felici, perché siamo una famiglia. Io ho quattro figli, ok? Io ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che tu possa essere felice e serena nella tua vita, con Vegan Boy, perché lui ti sostiene, tu hai sostenuto lui in questa impresa, quella di giugno, e tutta l'impresa della vostra vita, che io vi auguro lunga e felice e serena, soprattutto la serenità. Grazie. Ti voglio bene, Anto. Ti voglio bene. Un momento commovente. Allora ragazzi, anche Messi ha la cacarella, quindi sinceramente se lo fa Messi posso farlo anche io. Comunque ragazzi, un ringraziamento particolare a quest'uomo che non riprendo perché non ama le telecamere. Non si dice neanche il nome, diciamo solo uomo che si è reso molto disponibile e ospitale. Uomo con un gesto un po' così. Veramente grazie di cuore, perché
quello che stai facendo può sembrare una banalità. Ah no Luigi, non ti preoccupare, ti vengo a prendere io, ti accompagno al palazzetto, eccetera eccetera. Ma è tanta tanta roba quando lo si fa per diciamo ospitalità senza un secondo fine, con la voglia di essere diciamo di aiuto. Quindi grande. Ragazzi, ci siamo. Pasticciona, Pala Casoria. Si carica? Io no. Dove sta? Allora. Ho visto. Ho avuto 2 minuti per scrivere. 2 minuti per scrivere. Vabbè, ne pensavo la mossa. Io veramente qualche anno fa, se vedevo pubblicità del genere, mi chiedevo se mi erano fatto. Allora sei carico? Sono scarico. Ma ti vedo già colorato, si è abbronzato. No. Forte però, forte, forte. Tira forte. Okay.
Franceschi. Dai, meglio che a voi. Ok, rilassati di fronte ai giudici. Quarto di giro a destra. Gianni Luigi. Bello. Obbligo, obbligo. Sì. Sgamato in piedi. Bello. Yes. Bella. È sempre con noi. Apriti, bravo, fermo. Top. Considerando bello, che dopo faranno le cose più scolari dopo la loro model walk e considerando che sono due vincitori di categoria, ti faccio semplicemente scambiare e vi faccio fare un altro giro di cose a beneficio dei fotografi, ma soprattutto vostro. Fate, giocate col fotografo. Fate un bel sorriso e chiedo al DJ di mettere un po' di musica. Dai. Il segreto per un fisico d'élite non è niente di così
assurdo, complicato, come ti vogliono far credere sui social. Semplicemente mangiare il giusto, perché il giusto è il terreno fertile per costruire i muscoli. Quindi che significa il giusto? Che non devi mangiare quantità abnormi di calorie, di carboidrati, di proteine. Non è necessario eccedere molto nelle proteine, ma avere un giusto bilancio, quindi già orientarsi su un 55% di carboidrati, delle calorie, è già un buon apporto. I carboidrati sono fondamentali per l'allenamento. Grassi, stare su più o meno un grammo in base al tuo peso corporeo, e proteine, un grammo e mezzo, un grammo e otto in base al tuo peso, ed è fatta. Poi in palestra imparare bene la biomeccanica degli esercizi. Se io faccio un movimento di spinta, devo sapere che devo avere le scapole settate, come ti dissi l'altra volta, indietro, basse, gomito 45 gradi. Da qui non mi faccio male e stimolo bene il pettorale, i tricipiti, gli altri. Imparare proprio l'esecuzione, anche la lentezza dei movimenti. Non serve fare, tipo, non so, in palestra le spinte in alto le fanno così, o le alzate laterali le fanno così. Per stimolare bene il muscolo target, in questo caso il deltoide laterale nell'alzata laterale, devi sapere che serve arrivare con il braccio leggermente semiteso, quindi così, così la resistenza va qui, 70 gradi, non oltre, altrimenti ti prende il trapezio. Quindi il mio consiglio è: sfrutta tuo zio per tutti i consigli e soprattutto cerca di filtrare bene tutte le informazioni che ti arrivano dai social, perché vedi uno youtuber bello, vedi uno che mette una bella foto su Instagram, non sai il suo percorso, non sai la sua genetica, non sai che cosa ha fatto nel natural, non so, farmaci e integratori illegali che sono illegali in Italia e sono legali in Inghilterra. Devi filtrare molta roba e capire che è una disciplina dura che richiede molto tempo, anni, non qualche mese. Grande. Ragazzi, evviva la libertà, sì! Finalmente abbiamo terminato questa lunga preparazione. È stata una giornata magnifica, me la sono goduta, tanta stanchezza, ho bevuto poca acqua, ho mangiato il giusto, però avevo fame, il pumping, l'uscita poi sul palco, le foto che mi hanno fatto veramente rendere conto della condizione, perché quando tu stai in un certo, insomma, col tuo fisico, non hai la percezione di un occhio esterno, e quindi sono molto soddisfatto. Ringrazio tutti veramente dell'infinito supporto che mi state dando, veramente i messaggi su WhatsApp, gli amici di Napoli favolosi, Marcella che è venuta da Venezia, Giancarlo di Napoli, Angelo strepitoso, e chi altro non ricordo, la figlia di Angelo che conosceremo tra poco. La sorella che è venuta appositamente da Bari con Adri, con Anto e l'amico Donato. La mamma che non può mai mancare. La pasticciola che ovviamente adesso va in vacanza. E ragazzi, adesso ci siamo portati a casa un primo posto alla categoria master, ovvero i quarantenni, anche se non mi davano 40 anni. Ci siamo portati un secondo posto nella categoria men physique small, i bassotti come me. Ora è arrivato il momento di godersi la libertà. Quindi stop alle preparazioni e evviva! Da stasera sera a Piperita. Quindi ci vediamo fra poco per altre leccornie e cose buone da mangiare. Giancarlo ci ha portato i pensieri, ma lo sai che la pasticciona già mi aveva annunciato qualcosa dall'albero. Ma tu vieni, vediamo che c'è di buono qua, senti che profumo, devi prendere.
Guarda che profumo. Ok, ok. Cioè, guarda, certo, che come bello. No. Se balla, che okay. Ti piace la Fritz from the Sare. Bravo. Adesso lo guinare il mio orto. Oh mio Dio. Così ne assaggio, guarda il pieno. Ma domani, no, domani facciamo un pranzo. Di quelli mai visti. Non si rompono prima, perché... No, non li rompiamo. No, ma li rompo io, E poi per finire... E non finisce qui. Che carino, ma dai, i pomodori appesi. Scusate la confessione, non c'avevo di scarpe. Aspetta, ancora. Se ne sono caduti perché la macchina si è rivoltata. Ma che pomodori sono? Il piennolo. Come si chiamano? I pomodori del pienolo. Se mangiate una pizza che si chiama ape, ci sono pomodori del pienolo rosse e giallo. Spettacolo! Questa cosa l'ho fatta io questa. Ottimo! Ma che è? Un dolce? Tu da dove vieni, scusa? Tu da dove vieni? Vengo dal Vesuvio, Ercolano. Ah, Ercolano. Quindi dobbiamo fare che se questi pomodori sono doc della zona. No, questi sono nel mio giardino. Però pomodori non vieni. Sono tipici del Vesuvio. Ma potenza non c'è stanno. Ti voglio bene. Fammi sapere come sono. Già te lo dico perché sono buonissimi. Complimenti, cioè, buonissimi. Oh, qua a Napoli. Cioè, dobbiamo trasferirmi. Questa accoglienza. Cioè, questo si mangia un po' alla volta o un solo bocco? Un solo bocco, grazie. Grazie di cuore. Un solo bocco, ma questi diciamo io li faccio anche con la pura casella, con la l'insalata. Con i lupini, con le mandorle, bene, perché io prenderò la stessa cosa. Allora, io ti devo prendere Giancarlo che ci ha portato tutti i regali. Vabbè, no, le persone no, riprendono. No, ormai Angelo sta già un sacco di video. Prendiamo tutto. Continui il video. Eccolo. Allora, bello. Come stai? Già ti sei preso un po'. No, alla grande. Ciao. Piacere, Carlotta. Ciao, piacere. Scusate se riprendo nel frattempo. Ciao, piacere, Antonella. Marcella. Allora ragazzi, momento foto, abbiamo qui alcuni insalatari, abbiamo Giovanni il coach, Carlotta, abbiamo tutti gli altri amici, sempre la mamma, Marcella, Giancarlo, Lorena e anche Renato e Lucia. Ma voi state aspettando? Che voi mangiate? No, ragazzi, dovete assolutamente mangiarla. Ma io voglio consigli. Questa è una pizza tortaluga. Molto interessante.